E ci siamo tolti davanti anche la seconda qualifica della sprint, un format a mio avviso poco simpatico, visto che, come potete vedere, tutti avevano delle gomme diverse. Chi aveva gomme nuove, chi ha dovuto mettere delle medie, chi aveva le soft usate con 10 giri, chi le soft usate con 3 giri. Cioè, per me questa comunque resta una qualifica, quindi almeno nella Q3 tutti quanti dovrebbero avere delle gomme nuove a disposizione per affrontare il giro più veloce. Se mi metti queste limitazioni di gomme, eccetera, secondo me non è una qualifica, ma vabbè. Passiamo alla pista. Le condizioni completamente diverse dal venerdì hanno cambiato radicalmente i valori in campo. La temperatura dell'aria si è abbassata di 10 gradi e grazie alla pioggia la temperatura dell'asfalto è calata di molto. Guardate questo grafico che è in confronto a ieri. La temperatura, cioè, è scesa di ben 20 gradi in meno, il che significa tanta differenza. In cima alla classifica c'è Verstappen, 2 set di soft nuove per lui, ma lui col caldo, con 50 gradi, col freddo, con la pioggia, con la neve, fa sempre la prima posizione, guida con precisione la sua Red Bull, e questo denota come la finestra di funzionamento di tutta l'intera macchina è molto ampia, per cui permette ai piloti, soprattutto poi Verstappen con l'esperienza e col talento che ha, per andare sempre forte e mettersi sempre a proprio agio. Leclerc invece questa volta non c'entra la qualifica, non riesce a portare in finestra gli pneumatici e questo gli preclude praticamente tutta la confidenza necessaria per fare la pole o comunque sia almeno un buon secondo tempo come la qualifica del venerdì. Per l'ultimo run della Q3 aveva riservato un solo set di soft nuove. A mio avviso qui Ferrari, insieme al pilota ovviamente, ha sbagliato un po' la strategia, nel senso che avendo a disposizione un solo set di soft nuove, o ti fai il primo giro con le gomme usate, ma le usate che aveva erano troppe usate perché le aveva messe precedentemente, o se no fai un unico giro imbarcando poca benzina e tenti il tutto e per tutto. Qui invece loro hanno fatto un'altra scelta, cioè hanno deciso di uscire un'unica volta e fare 2 giri spinti. Quindi il primo giro non è stato il massimo perché aveva ancora tanta benzina a bordo, quindi la macchina era pesante. Il secondo giro invece aveva le gomme già un po' finite e quindi le aveva un po' bruciate. Quindi non è riuscito a trovare il giusto equilibrio. Comunque sia, io credo che non ci sarebbe comunque riuscito a fare quello che ha fatto ieri per via appunto della temperatura in pista. Infatti, se prendo la telemetria, linea bianca la qualifica di ieri e linea fucsia quella della sprint shootout di oggi, si nota come i primi 2 settori li fa ugualmente, ma al terzo manca proprio confidenza in quest'ultima parte. Vedete come la linea bianca di ieri va più leggero col gas, ma se andiamo a vedere sopra le velocità esce molto più forte in tutte le curve e infatti nella shootout perde proprio qui. Ora non so se magari questo è dovuto al fatto che era il secondo giro e quindi con le gomme finite, oppure a una condizione in pista non congeniale a lui, ma anche Sainz non si è visto niente di che, ma quindi è andata così. Se infatti andiamo a confrontare la telemetria con Verstappen, vediamo come nelle alte velocità iniziali perde qualche chilometro, ma il divario si amplifica man mano che continua il giro, per poi andare totalmente a perdere chilometro orario nelle ultime curve. Notare però come anche oggi ci sia tantissima differenza di acceleratore tra i due. Lato impeding, Leclerc si becca 3 posizioni di penalità sulla sprint, se non sbaglio partirà 9. Il discorso è chiaro. Piastri si becca davanti Leclerc mentre stava finendo il suo giro veloce e deve alzare il piede di 45 km/h. Leclerc invece stava rientrando in box. Di chi è la colpa? Del team. And box now. Box, watch for traffic with Piastri, he's pushing. Yeah, it was wet on the right. Qui praticamente si fa notare come Xavi avverte troppo tardi Leclerc che c'era Piastri che stava arrivando, che stava spingendo, e Charles non fa in tempo a spostarsi perché glielo dice troppo tardi. Infatti è Charles stesso che dice: guarda, mi sono messo più sulla destra possibile, amen. Il bello è che dalle dichiarazioni Ferrari lo sa di aver sbagliato. Il team dichiara ai commissari che potevano fare di più, anzi addirittura è Leclerc che ammette sotto e scrive: me lo avessero detto prima, potevo fare qualcosa in più. Insomma, come al solito c'è un'incomprensione in pista, non si sa quanto
qualcosa di più lo faranno, semmai lo faranno, vabbè. Comunque è andata come è andata, è andata anche questa, e vedremo in questa benedetta sprint che tra poco si farà cosa ci dirà, e a dopo per tutte le conclusioni di giornata anche un impeding sì di Verstappen su Hamilton che poi farò vedere.